grazie. Oggi qui ad Ostia recuperiamo e restituiamo alla collettività dei locali confiscati, confisca di secondo grado al clan Fasciani. I locali sono due, questo è il primo che abbiamo oggi e poi ce ne sarà un secondo, che è quello l'ex lavanderia che è più attigua, che verrà destinata alla prosecuzione del progetto contro il gioco d'azzardo, che è un progetto che facciamo insieme alla Regione Lazio con l'assessorato. Io ringrazio il Presidente Zingaretti, l'Assessore Troncarelli, Giampiero Cioffredi dell'Osservatorio della Legalità della Regione Lazio, il giudice Guglielmo Bottoni, che ha seguito tante procedure come queste, quindi fa sempre piacere vederlo qui per, diciamo, dargli il seguito del racconto di quello che fanno loro quando iniziano a sequestrare e giustamente portano, avviano una procedura. Cos'è questa struttura? È un centro comunitario, c'è un modello nuovo che la Silo Savoia, l'azienda pubblica servizi alla persona Silo Savoia, ha costruito insieme alle associazioni. Sostanzialmente è un luogo dove noi ospitiamo gratuitamente delle associazioni per fare attività oppure per offrire uno spazio a delle associazioni che purtroppo uno spazio non ce l'hanno oppure non se lo possono permettere. C'è un regolamento, quindi questo centro è aperto all'adesione di altre associazioni che vorranno del territorio nel rispetto delle regole dello statuto. C'è un programma di iniziative che sarà varato insieme alle associazioni e poi ci saranno delle attività che la Silo Savoia condurrà autonomamente e in particolare noi trasformeremo questo posto in una redazione diffusa che poi del quartiere, che coinvolgerà gruppi di studenti delle scuole medie superiori e con una forma, diciamo, di coinvolgimento con borse di studio e con corsi gratuiti sul fumetto, giornalismo e fotografia. Qua dentro troverà collocazione un servizio molto importante che è lo sportello antiusura di Fai Volare Onlus. Abbiamo l'associazione Observo che si occupa di tutela delle donne, abbiamo l'associazione Mare Libero che si occupa invece di un tema molto importante qui ad Ostia e abbiamo anche l'associazione Noi. Queste sono le prime associazioni che hanno aderito, ovviamente lo spazio è aperto. Sì, qui abbiamo veramente l'esempio di cosa si deve fare con i beni confiscati. Non si tratta solo di sottrarre i beni alla criminalità, ma si tratta di restituirli alla società. E questo qui si è fatto con questo immobile, così come si è fatto con la palestra della legalità, con il porto di Ostia, con lo stabilimento Village, con lo stabilimento Anima e Core. Non sono piccoli interventi su Ostia, sono stati grandi e coerenti interventi e tutti hanno portato a riutilizzo sociale e legale di beni importanti. Quindi sempre ringraziando l'aiuto di Asilo Savoia e della Regione Lazio che hanno avuto un ruolo fondamentale in tutte queste operazioni. È un onore adesso di essere presidente del comitato etico dell'Asilo Savoia e di poter seguire ancora le operazioni come presidente dell'osservatorio presso la Camera di Commercio. Grazie, buongiorno a tutti, ovviamente anch'io mi associo a tutti i ringraziamenti, ringrazio il signor giudice, ringrazio Massimiliano Monnani con il quale ormai c'è una stretta collaborazione nonché quotidiana. E ringrazio soprattutto il Presidente Zingaretti perché ormai quella di oggi è un'inaugurazione importante ma è conseguenza di tante altre inaugurazioni ma soprattutto di quello che ormai l'amministrazione regionale sta mettendo in campo, quello del recupero anche in tal caso di un bene confiscato alla mafia e restituirlo alla collettività. Questo è un valore sociale doppio a mio modo di vedere, perché prima di tutto ci troviamo sicuramente in una situazione di vulnerabilità e di fragilità. Ancora di più chi era emarginato socialmente prima con lo scoppio della pandemia lo è sicuramente in maniera esponenziale. Quindi grazie a questa rete territoriale e istituzionale che ormai andiamo ad innescare e che si è potenziata comunque nel tempo, ci ritroviamo oggi per restituire quindi un valore e un servizio, in particolar modo anche e soprattutto per i ragazzi, che forse è anche il caso che ritrovino questi momenti di aggregazione tra di loro, restituirlo quindi alla società, perché secondo me il welfare di comunità è la parola chiave, è uno dei nostri pilastri che segue appunto l'amministrazione regionale. Grazie e buon proseguimento. Grazie a chi, come la Silo Savoia, anche questa volta ha dato il valore aggiunto a questa iniziativa, a Giampiero Cioffredi che da 8 anni ha trasformato la Regione Lazio in un campione nazionale e internazionale, perché sono venuti anche dalla Francia a vedere le buone pratiche di confisca dei beni che facciamo nella nostra regione, campione nazionale e internazionale di come un'istituzione regionale può aiutare altri attori, le procure,
la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza impegnati sulla criminalità. Io voglio dire solo due cose. Voglio ricordare anche questa mattina da dove nasce tutto il nostro impegno su Ostia, su questo fronte. Nasce da un caffè, Gian Piero lo ricorda sempre, ma è proprio vero, all'indomani della chiusura di una palestra che era di una famiglia a causa, mafiosa del posto, a causa di un'indagine chiuse. Io ero a Ostia a prendere un caffè, mi si avvicinò una famiglia e mi disse: sì sì, voi siete bravi, ma intanto mio figlio non va più in palestra, perché quella palestra ha chiuso e non c'è più possibilità di fare sport a Ostia. Da lì è nato l'impegno che ha portato, grazie a Asilo Savoia, un gruppo di ragazze e di ragazze meravigliose, l'idea di riaprire una palestra che non a caso si chiama la palestra della legalità e che oggi è un polmone associativo, ricreativo, sportivo di Ostia, fatto in collaborazione con le procure, dimostrando una cosa semplice, che quando un locale, un luogo è della criminalità, non è dei cittadini, è loro. Quindi bene la battaglia delle forze dell'ordine, delle procure per chiudere quello che è figlio dell'illegalità, poi entra in campo e deve entrare in campo un'altra parte dello Stato, in questo la Regione, che con la collaborazione di tutti ridà ai cittadini quello che è dei cittadini. Lo abbiamo fatto qui con la palestra Talento e Tenacia, lo stiamo facendo in tutta Roma, andando proprio dove l'illegalità minaccia la democrazia e la libertà, a Centocelle, sostenendo i locali che avevano preso fuoco, avevano dato fuoco, a cui avevano dato fuoco, perché in alcune zone è meglio non avere assembramenti civili, perché magari danno fastidio allo spaccio della droga, e riaprendo un locale dove l'impresa non ha avuto la forza, giustamente, con la voglia di continuare, che oggi è un centro culturale a Centocelle. Per questo noi insistiamo, non solo non arretriamo, a investire nei territori. Non c'era la palestra della legalità alcuni anni fa, adesso c'è, non c'era l'università Ostia. E proprio per dare un segnale, ascoltando le persone, la richiesta di non avere quartieri dormitorio, ma quartieri con funzioni pregiate, grazie a Roma 3, credo alcuni giorni fa ci sono stati a Ostia i primi laureati del primo corso di laurea in scienze dell'economia del mare. E la cosa più importante è che la stragrande maggioranza degli iscritti alla facoltà qui a Ostia è di ragazze e ragazzi di Ostia, del territorio, che vanno a scuola qui e grazie a un servizio dello Stato nel territorio ritrovano una possibilità della propria vita. E ora questo spazio, che cos'è questa roba qua? Lui mi ha detto bene, io mi prendo il lusso. Questo è un locale dei cittadini di Ostia, che attraverso le associazioni lo potranno usare per vedersi, per lavorare, per costruire, per creare, per combattere. Prima era di una famiglia mafiosa, adesso è di tutti i cittadini. Per questo noi diciamo da beni confiscati a beni comuni, perché non ci fermeremo più nella voglia di non solo non scappare, oppure fatemelo dire a me che non sono di Ostia, basta anche con il fatto di venire a Ostia solo quando c'è un fatto criminale o per la cronaca nera, perché non è questa Ostia. Ostia è economia, è mare, è sviluppo e anche legalità e capacità di rispondere. Si entra anche attraverso un'iscrizione a un'associazione del territorio per fare attività ricreative, riunioni, è uno coloro che non possono permettersi di pagare un affitto oppure non fanno l'associazione perché non hanno i soldi per potersi aggregare. Questo luogo è a disposizione di tutto il quartiere di Rotta Ostia. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo inaugurato la sede dell'Asilo Savoia qui a Via Casana, Via Tagaste. Sarà uno spazio aperto al quartiere e anche sarà un punto di incontro per diverse associazioni, tra cui la nostra, Mare Libero, e quindi con questo noi cercheremo di dare ancora più efficacia, ancora più impegno alla nostra azione come associazione per il Mare Libero, il mare di Roma.